Buongiorno a tutti, mi chiamo Veronica, sono di Milano, ma vivo a Parigi da ormai 5 anni. Mi sono laureata in economia all'Università di Pavia e allo stesso tempo ho fatto un diploma di sommelier, in quanto mi ha sempre attirato il mondo dei vini e non conoscevo nulla, quindi un passo alla volta mi sono appassionata e ho pensato che poteva essere anche una buona idea a livello lavorativo e unire le due passioni insieme. Infatti ho fatto una tesi sulla comunicazione delle aziende vinicole. Finita l'università mi sono partita in Australia, come un sacco di gente ha fatto il working holiday visa, approfittando per migliorare il proprio inglese, e poi la vita mi ha portato qua a Parigi. Non ci sono aziende vinicole qua a Parigi, non ancora, però adesso in questo momento lavoro come responsabile di un ristorante gastronomico francese e io mi occupo della selezione della carta dei vini. Mi occupo un po' di tutto in realtà, dal personale al servizio al tavolo, degustazioni ovviamente, e devo dire che come dire, una delle difficoltà più grandi, come è prevedibile, resta comunque la gestione del fattore umano. Già trovare un buon di questo è il mio gatto. Già trovare comunque delle persone valide che si sentono veramente coinvolte nel progetto e non soltanto dei dipendenti, trovo che sia veramente molto difficile. Perché il mondo della ristorazione è comunque, facciamo un sacco di ore, a volte è veramente stancante, quindi bisogna trovare ogni volta la forza anche di infondere ai propri colleghi, l'energia necessaria per affrontare un nuovo servizio, affrontarlo meglio di prima. E quindi voilà, ci vuole un sacco di energie, ma sono comunque una persona molto positiva e quindi non mi costa molta fatica, devo ammettere. Una differenza che ho trovato tra il mondo del lavoro in Italia e il mondo del lavoro qua in Francia, devo dire che non so, ma ho l'impressione che sia veramente un abisso. Oh, qua il mondo del lavoro è molto più dinamico e le persone fanno carriera e i datori di lavoro sono disposti a dare responsabilità anche molto velocemente, a responsabilizzarti, a darti nuovi incarichi e avere comunque uno stipendio che segua comunque le mansioni. Insomma, non è così ovvio dappertutto e ho trovato che in Italia. E poi un'altra grande differenza che ho trovato e che mi fa molto molto piacere è che qua le persone hanno veramente voglia di mettersi in gioco sempre. Da noi al ristorante ho trovato molte persone che sono proposte per stage, persone adulte di 40 anni, con un passato da ufficio, con un passato di lavoro nella finanza e nella comunicazione, che avevano voglia di reinventarsi, che hanno scoperto nuove passioni e volevano provarci. E devo dire che lo Stato qua ti aiuta a cambiare lavoro, a fare dei corsi di formazione e questo devo dire che mi è piaciuto e mi dà e trovo che sia veramente molto stimolante, che a un certo punto a 40 anni, dopo aver passato molti anni a lavorare in un settore, ci sia comunque la possibilità di cambiare e fare altre cose, affacciarsi a nuove esperienze e che lo Stato, insomma, ti aiuti comunque a cambiare, non ti lasci solo anche a livello lavorativo. E quindi voilà, io anche ho anche i miei progetti e chissà che farò tra un anno, insomma. E grazie a tutti e buona giornata o buonasera. Ciao.